La Fiorentina non c'è, la Juventus sì, la Coppa UEFA per i viola si allontana, lo scudetto per i bianconeri da stasera è più vicino. Straordinario il gol di Vialli a gara appena iniziata. Il centrocampo dei toscani fa subito acqua, un uomo in meno rispetto agli ospiti che filtrano, pressano, giocano una quantità incredibile di palloni. Insomma, fanno la partita che potrebbe riaprirsi dopo 15 secondi della ripresa, ma Battistuta dal dischetto sbaglia il tiro dagli 11 metri. Non fallisce invece Baggio che, a differenza di 4 anni fa, quando si rifiutò di battere un rigore, questa volta trascorre. Il gol del 2-1 dell'argentino fa sperare nel miracolo, ma la Juve non perde la testa e in due minuti va in gol altre due volte, prima con Ravanelli, poi con Marocchi. Finisce in trionfo, ma guai a Lippi parlare di giochi fatti. È una conferma, lo scudetto è sempre in discussione, perché io non mi stanco di ripeterlo che mancano 5 partite adesso. Sono 15 punti e noi ne abbiamo 8 soli di vantaggio, perciò è ancora... C'è chi sta peggio? C'è chi sta peggio, senz'altro, no? Però certamente questa è la conferma della validità della mia squadra, del grande carattere e delle grandi qualità che hanno questi giocatori, questa senz'altro.